Spesso abbiamo degli ospiti affascinanti, ovviamente spero sempre di trovare una donna affascinante. In questo caso ho trovato una donna speciale, una donna che ho conosciuto anche su un set tanti anni fa. Lei era molto più star di quello che fossi io, era molto bella, molto brava, molto tignosa e come molte persone appassionate, intelligenti e un po' rompicoglione, come si dice, si è preparato un aggettivo che io personalmente mi sono sentito dire quasi tutta la vita, anche alla fine a volte di interviste, quando mi chiamano e dicono: ah, tutto sommato pensavo fossi uno stronzo, e invece ho trovato una persona simpatica. Ecco, io questa sera ho il piacere di avere con me una persona che credo abbia dedicato la vita al teatro, al cinema, anche alla televisione ovviamente, a tanti spettacoli, ma che ha portato con sé un qualcosa di antico, di vero, che è la vecchia tradizione della grande recitazione italiana. Signore e signori, Giuliana Desio. Wow, Giuliana. Però, Tino Daniele, però, guarda, un omaggio appassionato. È bellissimo, ma dico, io ho sentito la conversazione precedente, non ti crederai mica che io possa essere a quel livello lì. Io sono proprio ignorante, io sono proprio nel pieno della mia ignoranza. Viva Dio, uno dice ignoranza è già un fatto di intelligenza enorme. Io sapevo che questa puntata aveva a che fare con l'ignoranza, vero? No, era buoni e cattivi. Però buoni ignoranti, cattivi ignoranti. Ah, era buoni e cattivi. Buoni e cattivi, ma noi usiamo un po' dei titoli per giustificare in realtà dei racconti. Io avrei voluto iniziare parlando dei cattivi che ho visto in questi giorni per Londra, per capire se questi erano buoni e cattivi o ignoranti e stupidi. Ho visto una colonna di macchine che urlava: violentate le donne ebree. Sì, e non ho visto un commento su nessun giornale. Mi sono chiesto: ma cosa sarebbe successo se improvvisamente un gruppo di macchine avesse urlato violentate le donne islamiche, violentate le donne di colore? Cioè, il pregiudizio e la stupidità sono sempre terribili, specialmente verso le donne. Sono sempre alla moda, anche, bisogna dire, che non sono mai passati di moda, ci sono sempre stati. Senti, ma tu ti sentivi antipatica quando eri giovane o no? Io non sono mai stata antipatica. Io rivendico, perché non sono mai stata all'altezza della mia fama. Mai stata. Guarda, che io mi ricordo, eri terribile. Ma che ero terribile? Perché cosa? Uno aveva paura. Ma tu c'avevi paura, perché gli uomini hanno paura anche della loro ombra. Cioè, ma io sono un agnellino, sono una povera ragazza tremante. Ma veramente sono così. Ma tu credi ancora nel mestiere che fai? Ricominciassi oggi, lo useresti di nuovo come molti dicono? Io faccio un mestiere come terapia, lo faccio per... mi ha cambiato questo mestiere. Sai le frasi che dicono le persone dello spettacolo? Io ho fatto questo mestiere perché mi ci ha portato Alessandro Haber a fare questo mestiere. Già, questo non è una cosa sana. Lo so, non perché... è sano. Ti dirò di più, eravamo addirittura fidanzati, per cui figurati quanto poco sana. Cioè, lui faceva l'attore e tu non ancora? Io non ancora. Lui mi ha praticamente presa per la collottola e mi ha portato la sua agente, mi ha fatto delle foto, mi ha portato la sua agente, all'epoca Fausto Ferzetti, storico, c'è cioè anche di Gianmaria Volonté, c'erano tanti, l'ha portato lì e praticamente mi ha dato delle mie fotografie, ha messo sul desk del mio... Quanti anni avevi? Io 18. È una bambina, piccola. Ero piccola proprio. Ma chi ti ha portata qui a Roma? No, nessuno mi ha portato, nessuno, sono scappata di casa. Sono scappata, sì. Perché la tua Teresa è più grande o più piccola di te? Teresa è più grande. Lei era già cantante, era già conosciuta? No, veramente, sì, lei insomma stava facendo la sua ricerca artistica, di chi stava cercando se stessa a Roma, e io ancora ero rimasta, andavo a scuola a Salerno. Certo, capito? Che tu arrivi e incontri Haber, è un incontro ravvicinato del quinto tipo. Il quale mi ha... io me lo ricordo Alessandro, era bello agitato in quegli anni. È uguale anche adesso, non è che sia cambiato moltissimo. Adesso stiamo invecchiando, ha trovato il suo peso, una sua... No, vabbè, è un grande attore Alessandro, insomma, è un grandissimo attore. Comunque lui è stato assolutamente colui che mi ha introdotto nell'ambiente dello spettacolo. E con quelle foto che lui lasciò sul desk del mio agente, le vollero tre produzioni cinematografiche. In pochi giorni ebbi tutte e tre, mi chiesero di fare un provino tutte e tre. Ma tu non avevi studiato, non avevi fatto nulla? Non ho fatto niente, e mi chiesero tutte e tre, e vinsi tutte e tre i provini. E quindi mi trovai a dover scegliere. E scelse di fare uno sceneggiatone televisivo, di, non so se te lo ricordi perché hai l'età mia, quindi potresti anche ricordartelo. Si chiamava? Una donna con la vita di Sibilla Aleramo. Certo, Sibilla Aleramo. Dove io facevo Sibilla Aleramo dai 15 ai 30 anni. Ma e Petri quando è entrato nella tua vita? Subito dopo, Haber.
Beh, un bel salto, notevole. Un salto quantico, come si dice. Con rispetto per te due. Io amo Alessandro, no, mi è molto simpatico, però diciamo Petri è il simbolo del cinema impegnato, aperto, intelligente. Petri mi ha aperto un mondo. Non che io fossi, io ero già una ragazzina abbastanza curiosa e anche abbastanza colta, anzi ero molto più colta allora che adesso che sono diventata ignorante. Ho avuto proprio una discesa a picco dalla curiosità intellettuale alla totale, non lo so perché. Ma è Petri che ti ha detto l'unica linea di esistenza è fare bene le cose. Cose. Questo mi ci sono trovata proprio bene, l'ho messa come frase mia. Come mia Ed era stato un insegnamento di Elio Petri. Sì, lo diceva, era scritto in un suo libro, adesso non ricordo se lo diceva a voce o se l'ho letto in un suo libro, però in effetti anche in periodi difficili, culturalmente difficili, dove il sistema ti porta a far male le cose, l'unica linea di resistenza vera, politica, è di cercare di farle bene. È un atto rivoluzionario, no? Rivoluzionario, ognuno che fa molto bene il proprio mestiere, umile che sia, qualsiasi cosa. Ma farlo bene è un atto rivoluzionario perché il sistema... non vuole che tu lo faccia, cioè non è che non vuole che tu lo faccia bene, per far bene le cose ci vuole un po' più di tempo e tempo è denaro. Senti una cosa, tu sei una generazione che ha visto i poeti maledetti, le rockstar maledette, gli attori maledetti, ma ci sono ha ancora senso parlare? Perché ti faccio una provocazione, ho visto sul giornale l'altro giorno i Maneskin e ho visto una pubblicità fatta dalla casa di produzione che li ha prodotti, che diceva una cosa che mi ha molto irritato. Dicendo, voi eravate, se non fosse state trasgressivi, brutti e cattivi, insomma, tutte le cose brutti, un po'. Non brutti, ma nel senso un po' trasgressivi, noi non vi avremmo preso fin dall'inizio. E l'ho trovata molto brutta perché è una reiterazione di un pensiero stupido. Cioè, già è stupido pensare che Jimi Hendrix fosse figo, fra virgolette, perché si faceva d'eroina. Io penso oggi che se Jimi Hendrix non si fosse fatto di eroina avrebbe fatto ancora cose migliori. Ma, certo. Ma oggi speculare in maniera pelosa e finta su dei ragazzi che tutto sommato sono tutto meno che trasgressivi perché sono molto alla moda. A me sembrano tanti bravi ragazzi in salute, anche tanto a me. Belli. Ma perché ancora si punta su questa cosa di essere maledetti, trasgressivi? Veramente in Italia non ha attecchito molto questo fatto dell'attore maledetto. Io gli ho visto italiani... lo scandalo, hanno preso la cocaina, non hanno preso la cocaina, anche chi se ne frega. Ma chi se ne frega, certo punto, no? Cioè... No, soprattutto non l'ha mai presa perché forse prendono un chinotto la sera. Prendono e basta. Il chinotto, la Coca-Cola, questo prendono loro. Senti, ma è vero che tu hai sfondato un camerino? No. Un po' come fece Alice Cooper. No, ma ancora con questa storia del camerino sfondato. Ma quale camerino? Ballando con le stelle. Mi si dice che a volte che è difficile sfondare un camerino. Sono... È difficilissimo sfondare un camerino. Quindi non l'avrei mai fatto. Io andai a trovare una volta Alice Cooper e distrusse la roulotte, poi abbiamo fatto una ripresa, lavoravo per Brando Giordani e mandavamo questi film per Odeon, era una trasmissione. Poi la mattina andai a trovarlo pensando di trovare un pazzo drogato, invece lui mi viene a trovare vestito da golf, dopo aver giocato a golf con suo padre alle 9 del mattino, gli ho detto, scusi, ma lei non era drogato? Dicevo, ma no, ma rock and roll è una balla, ma le pare che io mi droghi e rinuncio a giocare a golf alle 9 del mattino? E mi si aprì un mondo straordinario. Ho delle foto per te, delle foto che vorrei che adesso ci dessero un contributo, eccole qua, abbiamo vari attori, abbiamo Garco, abbiamo Haber, abbiamo Placido e abbiamo Tony Servillo. Un aggettivo a testa, veloce, Garco. Possiamo passare e partire da... Oddio, non so da chi dobbiamo partire. Ma io ti passo, Servillo. Servillo è un aristocratico. Aristocratico, basta così. Placido. Placido è un contadino di talento. Contadino di talento. Sì. Dopo gli telefono. Alessandro Haber. Alessandro Haber è veramente un folle ed è per me nella vita, ecco, uno che non poteva fare altro che il mestiere che ha fatto. Proprio ha la vocazione nel sangue. Garco? Garco è un uomo bello ma molto fragile psicologicamente. Senti, io ovviamente siamo sempre con la rincorsa del tempo, ma io voglio fare spettacolo con te, perché ecco. Io so che tu canti, non solo tua sorella canta, ma anche tu canti, allora io ti ho nascosto da qualche parte lì dietro, tu forse non te ne sei accorta, ma c'è un microfono. Allora adesso, come una seduta di psicanalisi, io voglio che tu ti concentri, ti rilassi, perché abbiamo... Questi minuti sono la ricchezza della nostra trasmissione, fatta anche di lentezza. Come c'è lo slow food,
c'è la Slow TV e c'è anche la lentezza nel piacere di raccogliere una tua emozione. Allora, dimmi delle parole che ti ispirano una canzone e poi se il maestro... Guarda, il maestro in fondo lì, Marco Zuzzolo, un amico mio, quindi a lui mi ispira lui, in questo momento lo sto vedendo, perché una volta, tipo un paio di anni fa, mi hanno fatto fare in uno spettacolo che stava un pezzettino di una canzone, pezzettino, perché per me cantare è una cosa terrorizzante. Basta, non pensare più a Zuzzolo, ecco. No, perché però non è neanche una bella persona, lo vedi? Però so che è una cosa che ho già fatto, quindi dovrei poterla saper fare di nuovo, non ne sono sicura. Quindi. Comunque, Napoli. Napoli. Di Giacomo. Stiamo parlando del fatto che il futuro è mia nonna. Una volta sentii una persona dire il futuro è mia nonna e mi piacque moltissimo. Il futuro è mia nonna. Io voglio cantare di Giacomo, che era un grande poeta antico. Vai. Dimmi le parole che ti vengono in mente. Era tenacio. E ta carea nanzina a schiocca le cerase rosse. Fresca era l'aria e tutto lo giardino durava di rosa a 100 passi. Era de maggio. Io no, non me ne scordo. Una canzone cantava ma due voci. Più tempo passa e più me la ricordo. Fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva, cora, cora, cora mia, puntava. Tu me lassi conto l'ora, chissà quando tornarai e spunnevi tornaraggio quando torna le rose si stusciora torna a maggio pure a maggio mi stonga ca si stusciora torna a maggio pure a maggio. Bravissima, bravissima, senza rete, guarda, sei una grande artista, coraggiosa e generosa soprattutto. E io ti dedico questo libro di Ute Erhardt, che faccio vedere ovviamente alla telecamera. Le brave ragazze vanno in paradiso. Le cattive dappertutto. Le cattive dappertutto. Ovviamente. Giuliana De Sio. Grazie, Massimo.